La fase di picco dell'epidemia non è ancora superata. Secondo i dati della regione, in Abruzzo continua ad aumentare il numero dei contagi, ma diminuisce quello dei pazienti ospedalizzati. Significa che sempre più persone Covid positive sono in isolamento domiciliare, sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. I positivi accertati a casa ieri erano 1.203. Questo è un dato interessante perché queste persone dovrebbero essere curate in casa, dovrebbero essere seguite in casa, prima di tutto dall'assistenza, e poi perché creano, fra virgolette, un rischio contagio familiare. Per non intasare gli ospedali, infatti, la scelta dei medici è quella di far rimanere a casa i pazienti meno gravi. Bisogna considerare però che questa malattia tende a peggiorare velocemente e il rischio è anche quello di focolai all'interno delle singole unità familiari, perché in casa non è sempre facile attuare tutti i comportamenti di precauzione. Questo dipende dalle condizioni anche economiche e abitative delle persone. Abbiamo persone che vivono in appartamenti molto grandi, che possono dedicare una stanza e un bagno alla persona positiva e che quindi dovrebbe essere isolata. E persone che riescono a mettere magari in protezione come dire, le persone fragili, quindi gli anziani della loro famiglia rispetto a questi positivi, e persone che invece vivono in condizioni un pochino diverse. Un modo per limitare i rischi in famiglia può essere quello di isolare in albergo i positivi che non necessitano di ricovero ospedaliero, così come già sperimentato in altre regioni. Bisogna vedere se è possibile mantenere questo isolamento e mettere in protezione le persone fragili, oppure se è necessario utilizzare delle strutture alternative. L'Emilia Romagna, da quello che so, sta utilizzando gli alberghi che presentano anche il vantaggio di avvicinare alcuni tipi di pazienti magari a dei centri più grandi con degli ospedali, quindi facilitano anche forse il lavoro ai medici e rendono più sicura la condizione di isolamento domiciliare. È senz'altro più facile visitare i pazienti tutti assieme piuttosto che fare il giro dei paesi nelle aree magari montane o nelle aree appunto meno abitate di questa regione. L'emergenza coronavirus quindi porta alla luce una delle contraddizioni in seno alla nostra società, quella della diseguaglianza sociale. Seppure tutti siamo in quarantena, infatti, vi è di certo molta differenza tra lo stare rinchiusi in una villa piuttosto che in un monolocale. La quarantena non è uguale per tutti, è certamente molto più, intanto è più dura per chi vive negli appartamenti piccoli, per chi magari non ha a disposizione un po' di verde, un po' di, come dire, no, la possibilità un pochino di muoversi, e questo già lo vediamo da adesso, negli effetti anche psicologici purtroppo della quarantena.